posto, così possiamo iniziare questa quarta serata della 13ª edizione delle Notti Clandestine 2023. E allora, benvenuti innanzitutto, questo prima di cominciare il mio benvenuto a tutti voi, grazie per essere intervenuti anche stasera. Questa sera avremo una serata di premiazioni, perché vogliamo davvero augurare con il nostro premio tanta fortuna ai nostri ospiti graditissimi che abbiamo invitato, che abbiamo voluto che fossero qui. E davvero il Gatto Barlacio porta bene, abbiamo avuto diverse prove, anche perché insomma il gatto nero quando viene preso porta bene, se invece lo scansi non lo sappiamo, però diciamo che prenderlo porta bene. Devo dire che a tanti amici a cui che l'hanno ricevuto ha portato davvero tanto bene. Stasera recupereremo una premiazione di mercoledì che è saltata l'intera serata per colpa del maestrale che ci ha distrutto il telo cinematografico e quindi è saltata l'intera serata. Stasera recupereremo questa premiazione con la nostra amatissima concittadina, campionessa europea, medaglia d'oro agli europei di lotta, Fabiana Rinella, e poi avremo tante premiazioni importantissime di film meravigliosi che hanno segnato questa stagione appena terminata. E poi insomma vedrete anche il calibro degli ospiti davvero importante. Bene, detto questo non mi resta che come al solito, scusate ma è doveroso, ma lo sento proprio di ringraziarli fortemente, i nostri amici, sponsor che finanziano questa iniziativa, che finanziano tutto quello che possiamo realizzare grazie a loro, ovvero Enel, Tecnimpianti ed LVS Group, e naturalmente anche quest'anno l'inserimento di Mondial Pole Security. E poi naturalmente i patrocini, il patrocinio gratuito della città di Termini Imerese, poi il patrocinio della ZIT, che è degli imprenditori della zona industriale di Termini Imerese, e infine, ma non per ultimo, un patrocinio a cui teniamo particolarmente, quello di Addio Pizzo, dell'associazione Addio Pizzo, che compie 19 anni, proprio domani sera. Domani sera avremo proprio uno dei rappresentanti dell'associazione Addio Pizzo che ci racconterà della loro attività. È il secondo anno questo che sono insieme a noi e noi siamo onorati di portare avanti insieme a loro un messaggio forte di legalità e di libertà. Bene, detto questo, io direi che i nostri amici tecnici possono abbassare le luci e lanciamo la sigla. Io ora ti lascio solo sul palco perché devo andare alla regia a dare una mano e insomma tu introduci un po', raccontaci di questa serata che è davvero strepitosa. È una serata in cui staremo insieme con il cinema, lo faremo con tanti ospiti, ma soprattutto perché parleremo anche
parleremo anche di sport, e quindi direi subito, immediatamente, di far salire qui proprio sul palco una nostra concittadina che è campionessa, medaglia d'oro al campionato europeo Under 17 di lotta libera, signore e signori, Fabiana Rinella. Ciao Fabiana. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene, grazie per l'invito. Abbiamo visto delle immagini strepitose, eh? Hai battuto una russa, Anna Ocinikova, è giusto? Allora, se la regia è pronta, vogliamo vedere queste immagini? Vediamo un po' se possiamo vedere questo incontro che è durato quanto? 4 minuti. 4 minuti, e in questi 4 minuti? In questi 4 minuti, fino a 50 secondi alla fine, perdevo 4-2 e poi sono riuscita a recuperare. Allora, vediamo le immagini. Questo è il momento in cui stai perdendo praticamente. Esatto, esatto. Già pensavi di perdere? No, no, in realtà ero tranquilla perché dentro di me sapevo che recuperavo. Era forte l'avversario. Molto. Aveva vinto il campionato europeo? Sì, aveva vinto il campionato europeo nel 2021. Questa è la categoria 53. Sì. Che succede adesso? Cosa è successo? No, qui non ci sono punti perché sono andata con le ginocchia a terra e sono uscita. Hai la fascia al ginocchio perché?
perché negli incontri precedenti mi ero un po' fatta male al ginocchio, ma niente di che. Qua siamo già più della metà dell'incontro, sì. Ma già tu avevi capito quali erano i punti deboli dell'avversario? Sì, infatti già sto mettendo passiva per farmi portare la passività e prendere un punto. Cosa significa passività? Che lei ha 30 secondi per attaccare, se in questi 30 secondi non attacca il punto lo danno contro, quindi l'hanno dato a me. Quindi in questo momento ti hanno dato un punto? No, devono passare 30 secondi. E in questi 30 secondi lei non attacca, come è successo, più ho attaccato io e così di più. Qua sei già in parità praticamente. Sì, qua vinco io. 4-4. Mancano 10 secondi alla fine? 10 secondi alla fine del tempo che lei ha per attaccare e non perdere il punto. Fabiana, qui sei già in vantaggio. Sì. L'incontro è terminato. Sì, ho vinto 7-4. Fabiana Rinella, medaglia d'oro, campionato europeo Under 17, lotta libera, categoria 53 kg, appartenente alle Fiamme Ore della sezione di Termini Imerese, che ha vinto battendo la russa, di origine russa, Anna Ocikonova, già vincitrice dell'europeo del 2021. Ecco qui il tricolore, vai! Un applauso! Signore, il tuo allenatore, no? Sì, il mio allenatore è mio papà. Eccola qua, Fabiana Rinella, prenditi tutto l'applauso del pubblico, delle notti clandestine. Ma chi l'avrebbe mai detto, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Allora, senti, la prima persona che hai abbracciato è il tuo allenatore, che è anche il tuo papà. Salvatore Rinella, allenatore attuale tecnico della nazionale italiana femminile di lotta. Dove sei, Salvatore? Ha partecipato tra l'altro alle Olimpiadi di Atene del 2004. Grazie. Sì, mi hai detto bene.
Ancora sono commosso, sono emozionato perché rivedere le immagini... Ah, gli occhi lucidi hai. Si vede, è normale, la verità. Perché vedere questa tua crescita, diciamo, era in fasce quando era, marcava il tappetino, insomma, era piccolissima. Quindi vedere questa tua crescita, man mano che insomma prendesse coscienza di quello che stava diventando e arrivare a questo livello, penso che ogni padre, ogni allenatore vorrebbe che accadesse, quindi è fondamentale, è bello. Al collo c'hai la medaglia che è proprio questa che hai vinto. Sì. Facciamola vedere. E allora, è emozionante, ma è difficile allenare anche un... cioè tu avevi il doppio... sta piangendo, è commosso, guarda che bello, dai. Allenare una figlia è il massimo. Allora, al di là che sicuramente non è un percorso semplice, c'è di fatto che Fabiana ha questa facoltà, diciamo, questa energia di trasmettermi anche a me serenità, così come io la trasmetto a lei, e non far pesare questa discordanza tra padre e allenatore, perché quando io sono a casa sono il padre, quando sono in palestra Fabiana esegue gli ordini da allenatore, quindi lei è brava, lei a gestire questa situazione qua, e anche io di conseguenza a cimentarmi in questa situazione. E adesso che cosa succede? Adesso ci sono i mondiali la prossima settimana, dove l'anno scorso sono arrivata terza, e quest'anno vediamo di migliorarci. È ambiziosa, come è giusto che sia, perché un atleta che fa agonismo è normale che debba avere un agonismo interno, cioè quello di migliorarsi sempre, di non arrendersi mai, di cercare sempre il massimo. Questa è la cosa che la contraddistingue a Fabiana, capisci Roberto? Quindi è una cosa che magari non tutte ci riescono ad avere, però lei nella sua mentalità, nella sua semplicità riesce a mantenere, diciamo, come sua forma mentis più che altro. Allora, io ora vorrei che salisse sul palco il consigliere regionale lotta judo delegato del presidente settore CONI, Massimo Leoni. Dov'è? Leone. Che succede? C'è una coppa, vedo qui. Che emozione. Emozione veramente. Buonasera a tutti. Fabiana è l'orgoglio termitano, sì, ma è anche l'orgoglio nazionale, credetemi. È un grosso applauso perché Fabiana è la punta di diamante. Io vi auguro a Fabiana di fare la medaglia dei cinque cerchi. Quindi questo è il mio augurio, perché mi sono emozionato veramente tantissimo vedere questo atteggiamento. Ci sono tanti sacrifici dietro le vittorie. La medaglia dice qui campione sero, però bisogna vedere il rovescio della medaglia, i sacrifici, le rinunce che fanno queste persone, vanno supportate e sostenute in tutti i sensi. Cioè, ci sono sacrifici famiglia, sacrifici economici, i signori girano l'Europa, girano il mondo per andare a fare competizioni e mantenersi e mantenere le abilità. Perché è chiaro, per mantenere un po' il talento bisogna girare e confrontarsi con realtà importanti, che prima Salvo mi diceva, il Giappone è fortissimo, l'India, le indiane sono forti, le russe, gli americane, quindi veramente complimenti. Allora, incrociamo le dita, vedo che c'è una coppa e una, ci spiega di cosa si tratta? Sì, sì, porto il saluto del presidente Salvatore Livigni, si scusa per la sua assenza. Ma comunque conferiamo due importanti riconoscimenti a Fabiana. Uno, il diploma di azzurro nazionale rilasciato dalla federazione a firma del presidente dottor Mimmo Falcone. Prego. Azzurra nazionale, quindi questa è un'ufficialità che adesso fa parte della sua carriera. Facciamo la foto di invito e poi c'è anche... Ok, grazie. E allora, e invece questo? Questo è il conferimento invece del presidente Salvatore Livigni, un piccolo premio, speriamo che sia uno dei tanti, alla campionessa d'Europa Fabiana Rinella, il Comitato Regionale Sicilia. Grazie mille. E siccome il nostro gatto Barlaccio porta bene... Confermo. L'anno scorso ha portato bene, quindi... Allora, noi abbiamo il nostro gatto Barlaccio che consegniamo...
a Fabiana. Fabiana, eccola qua. Grazie. Facciamoci la foto di rito. Mettiti al centro, dai. Ecco. E speriamo di vederti alle prossime Olimpiadi. Ci proverò. Ok. E visto che porta bene il nostro gatto, lo diamo al delegato e all'allenatore nazionale della squadra femminile di lotta. Grazie. Grazie a voi. Roberto, un attimo, giusto per ringraziare Massimo che ha detto tutto, ha specificato per bene tutto quello che c'era da dire, però è giusto ringraziare coloro che ci sostengono, vale a dire il nostro gruppo sportivo della Polizia di Stato, sia il commissario di Termini Imerese che ci gestisce, nonché quello nazionale con il dottor Montini, il dottor D'Ambrosi, Massimo Montecchiani e Marco Orfè, e la federazione quindi con il direttore tecnico Salvo Avanzato, il vicepresidente Gianni Morsiani, che sono coloro che tutt'oggi si stanno portando avanti, insomma grazie a loro, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a Fabiana Rinella. E allora, e adesso chiusa la parentesi dello sport e soprattutto della nostra concittadina che è diventata protagonista in questa disciplina sportiva, io pregherei alla regia di partire con un trailer di un film straordinario, che abbiamo tra l'altro anche il regista qui in prima fila, Giampiero Pumo, il trailer di Churè. Questa sera abbiamo una nuova arrivata e quando lo fanno la prima volta noi le incoraggiamo e le facciamo sentire speciali. Picchicà, al calata femmina, siamo tutti speciali! E bieta, violenta! Ecco a voi! Rappresenta la nostra... Sì, ritardo, anche la macchina si è rotta. No, si prova. Non è che ti serve una mano qui in officina? Signor Bellomo? Lo dico per il bene di tutti. No, Giovanni deve restare qua. Ma lui conosce i suoi compagni, ormai ci sta... Deve stare zitta! Ma che fa, non lo capisce? Un giro sempre lo stesso, ogni 3 giorni facciamo i conti. È un 30% a tua. Naturalmente mia sorella vorrebbe vedere lo piccione, giusto? Fitta mia, che si bietta! A più bietta! A più brava! A più invidiata di tutta Palermo! A più sexy che c'è! Ma levati mano, non mi tocca! Tesoro, per il disturbo vanno bene 50 euro. Anticipate! Giura! Ma che cosa nostra, l'amore? Ma non lo vedi come un'italia gente. E tu pensi che io sia diviesso? Non ti permetto di mutare in spalla mia! Quanto stiamo parlando? Ma per esibirti. Che fa fatte con la femmina? Tu un... Ma io sono un uomo! Non preoccupare, cacca minchia piace a tutte. Questo è il trailer di Churè, un film che abbiamo fatto vedere anche qui a Termini Imerese a gennaio. Quindi devo dire che il pubblico che ha visto questo film ha veramente apprezzato. Signore e signori, Giampiero Pumo, il regista. Buonasera. Ciao Giampiero. Ciao Roberto. Ciao. Intanto stai vincendo un sacco di premi. Trapani, Ortigia, Vico Equense, Taormina. Senti, una bella soddisfazione, no? Molto, io i riconoscimenti poi alla fine sono belli, belli riceverli, però la cosa più bella è il pubblico, è il riscontro che ti dà il pubblico. A Ortigia per esempio abbiamo vinto il premio miglior film del pubblico e devo dire quello ha avuto un valore doppio. E ricollegandomi a Termini Imerese, per esempio, penso la serata in cui abbiamo portato il film qua, fra l'altro organizzato sempre da Notti Clandestine, l'accoglienza che ci ha riservato il pubblico, la reazione che ha avuto a fine film è quello che ti ripaga, perché poi alla fine il cinema lo si fa per gli spettatori, o almeno, cioè cerchiamo di portare una nostra visione personale di una storia al pubblico, di renderla accessibile a un pubblico, quindi sono belli i riconoscimenti, però poi il calore del pubblico è impagabile. Tra l'altro la tematica che tratti è una tematica importante. Sì, anche se non considero il film etichettabile con una tematica, affronto un po' tanti argomenti. Se dovessi proprio dire
di cosa parla? Parla proprio della libertà di amare in tutte le sue forme, di amare, di, anche di essere amati, di amare se stessi, però diciamo è un po', parla più che altro di libertà, che in questo momento, cioè anzi no, in questo momento non è mai abbastanza a parlarne. Il film è prodotto da CDM Studios, TNM Produzioni, dalla Social Star con il sostegno della Sicilia Film Commission, e quando abbiamo presentato il film c'era anche Matrang e Minafò. Sì, perché loro sono Sicilia Social Star, sono Matrang e Minafò, che uno dice ma loro sono comici, questo è un film in teoria drammatico, cosa hanno a che fare? No, quando hanno letto la sceneggiatura, perché noi ci conosciamo, collaboriamo. Qua è un rapporto insieme, di amicizia, esatto, storico. Con Tony Matrang ci conosciamo da quando eravamo bambini, si sono innamorati subito della sceneggiatura, hanno detto guarda noi ti appoggiamo, e così è stato fino alla fine. Senti, tra i vari premi, ora ovviamente senza fare una classifica, qual è quello che più ti ha lasciato un'emozione più forte? Allora, Ortigia intanto perché era una cinquina difficilissima, c'erano quattro film insieme a noi con delle produzioni grosse, con grosse distribuzioni, era veramente difficile. E ripeto, perché era il premio del pubblico, gli altri festival abbiamo vinto come miglior film da una giuria di qualità, sai, sono sempre dai 3, 5, 10 elementi che votano, il pubblico invece non ha un retropensiero, non guarda il film pensando a tecnicamente come è fatto, lo guardano, se lo gustano e vanno di pancia, quindi devo dire che Ortigia forse lo porto nel cuore, anche perché a fine film abbiamo ricevuto una standing ovation indimenticabile. Vabbè, anche a Termini, anche nel a nostro Termini. Piccolo hai avuto anche no, in realtà anche se ti ricordi l'anteprima Rouge Noir, lì è stato veramente uno tsunami. Vogliamo parlare degli attori, Vivian, allora, Bellina, Maurizio Bologna, Ernesto Pipitone, Tomasini, allora, il piccolo Lucio Calabrese Falcone. Esatto, allora Maurizio Bologna lo conosciamo tutti quanti, Ernesto Tomasini anche, Marilu Pipitone bravissima. Una esordiente. L'esordiente assoluta è la protagonista, Vivian Bellina, che non aveva mai recitato, si è dimostrata un'attrice con un talento unico, tant'è vero che già ha vinto, a Ortigia ha preso anche una menzione speciale, bravissima, è Giovannino, Lucio Calabrone Falcone, Falcone Calabrese, anche lui era non proprio una prima esperienza, però aveva fatto veramente poche cose, diciamo che c'era un cast di esperienza che si mixava a un cast esordiente, ma devo dire tutto di grande qualità, almeno dal mio punto di vista come regista non lo cambierei con nessuno, se potessi tornare indietro rifarei le stesse scelte. Senti, so che stai scrivendo, anzi hai quasi finito, sì, una prima stesura del mio prossimo film. Devo dire, io ho avuto la fortuna di leggerlo ed è emozionante come Shure, quindi che diciamo su questo nuovo, allora, progetto? No, devo dire che è stato difficile perché da due anni, da quando ho finito di girare Shure, il mio pensiero più grande è stato ok, ora cosa farò come secondo film? Cosa racconterò? Tu non sai che io ho scritto... L'asticella delle aspettative è alta. Esatto, io ho scritto altre due sceneggiature che le ho messe da parte perché non corrispondevano forse a quello che volevo raccontare realmente. Poi, come spesso accade, da un'emozione, da una sensazione, da un qualcosa di personale arrivano delle immagini, da quelle immagini si tira fuori un filo veramente sottile che è quasi neanche una storia, quasi nulla, e ora ci sto costruendo quello che sarà il mio prossimo film. L'unica cosa che posso dire è che sarà nuovamente ambientato in Sicilia, una Sicilia bellissima, che non esiste più, perché parliamo degli anni 80-90, e non dico altro. Allora, un grosso applauso a Giampiero Pumo. Tu sai benissimo che il nostro gatto Barlacio... Io avevo un gatto nero. E adesso hai il nostro premio speciale per Shure. Questo è... porta bene. Lo so, quindi, lo so.
Ecco a voi, signore e signori, Giampiero Pumo. Grazie, grazie, buona serata. Grazie Roberto. Grazie, grazie a te. E adesso un altro film ancora siciliano, questa volta farci sognare con una favola, ebbene sì, una favola tutta siciliana, e Luciano a comando, il regista, dove sei Luciano? Eccolo qua. Si titola Chanel, l'ha terminato di realizzare, montare in questi giorni, è proprio fresco fresco. Buonasera. Ciao Luciano. Ciao Roberto. Come va? Allora, hai da poco finito di montare, io ho avuto la possibilità di vedere una anteprima dell'anteprima e devo dire che riesce a fare sognare in una favola, in una città di Palermo della periferia, ed è una bella storia. Sì, intanto vorrei anche, buonasera, vorrei anche un pochettino presentare il progetto, perché il film nasce in seno a un progetto un po' più corposo che si chiama Officine Malaspina, un progetto che ha visto la realizzazione di 5 laboratori sui mestieri del cinema all'interno dell'IPM Malaspina di Palermo. Quindi abbiamo realizzato questi 5 laboratori sui mestieri del cinema con i ragazzi del carcere minorile, di regia, fotografia, scenografia, suono e sceneggiatura. E con i ragazzi abbiamo anche lavorato alla stesura della sceneggiatura e poi per dare loro la possibilità di testare sul campo le competenze acquisite abbiamo anche fatto dei giorni di riprese all'interno dell'IPM. È una favola moderna che si chiama Chanel. Chanel è scritto non CH ma Chanel. E racconta di questa ragazzina che vive allo Zen, che scopre di avere dei poteri magici. Vive con il nonno Lollo Franco, che qui adesso inviteremo a salire qui con noi sul palco. E da lì si sviluppa una storia che la porterà a incontrare tanti personaggi. Poco fa si parlava di Maurizio Bologna, anche lui ce lo ritroviamo, film. C'è Stefania Blandeburgo, Giuditta Perriera, Salvo Piparo, un bel cast che comunque ci ha portato a realizzare questo piccolo sogno. Un altro giorno abbiamo fatto questa prima per il cast tecnico artistico all'interno dell'IPM e vedere nei volti di quei ragazzi l'emozione di ascoltare le proprie battute, perché loro mi hanno aiutato soprattutto nella scrittura dei dialoghi, essendo palermitani doc, per me è stata l'emozione più grande. Noi dovremmo avere un contributo anche video di questo tuo film, un trailer realizzato per l'occasione, sì, che sì. Non va da nessuna parte perché il film allora se siamo pronti io inviterei la regia a mandare in onda il trailer di Ma vero niente dobbiamo fare? Miscia, ne è sempre una, Anna. E c'ho io mi annoio. E tu non ci pensare. No! Chi è? Che succede? Che c'è un problema lasciato? È il laboratorio per i ragazzi del quartiere. È sicuro che sono gratis. Mate pesce, patate. Quello di pittura vuoi fare? Oh, ma è caro dei secondari! Ma c'è che ciavolo, ma non ne viene! Nonno, tu ci credi alla magia? No, perché oggi al laboratorio mi è successa una cosa strana. Quando ho finito il disegno che ho fatto prato, ha cominciato a uscire profumo dal foglio. Tutti l'hanno sentito, no? Può essere che sono diventata magica, che mi sono messa a fare le magie. Chanel, tu questa cosa non a parlare con noi, capisci? È però il laboratorio. Non c'è a chiedere, può stare un mosso. E quindi che fa? Non posso disegnare più? Tu a disegnare, ma nei casi non te ne. E se i cristiani vanno a bere un maracolo, andranno a scegliere i pesciolo. Senti, per dire che la prossima settimana ne portano in Palermo. Dice che invece stare a Cao Zen, un laboratorio lo fanno fare un centro. Ma manco saccione. Insieme a te che mi accompagni tra i ricordi di un
un'estate e un sospiro che sa di felicità. Chanel, ragazzi, che film appena sarà in circolazione, andatelo a vedere. Tra i protagonisti di questo tuo lavoro abbiamo Lollo Franco. Prego. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Lollo Franco, maestro. Come va? Ciao, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Salve, saldissimo. Allora, ve lo dico a priori, io ho sempre rifiutato di fare il nonno perché ma questa volta il piacere di fare questo nonno palermitano per lo Zen mi ha dato veramente la gioia di fare me stesso, che non è semplice. Però avete visto, c'ha una bella faccia, c'è una bella cosa, c'ha una nipote straordinaria. Io spero che il film sia distribuito bene, perché il problema del film è di una favola, diventa davvero la distribuzione, perché diventa indispensabile, perché voi lo possiate vedere. Deve essere distribuito in tutto il territorio, sia regionale che nazionale. E allora veramente possiamo apprezzare il lavoro che ha fatto Accomandi e la vostra promozione di questa sera. Bene, maestro, lei ha fatto teatro, cinema, veramente tante, tantissime cose. Ha collaborato con i più grandi del cinema e del teatro italiano, Renato Rascel addirittura. Vabbè, ma c'è anche la Proclaimer e altri, cioè, per carità, voglio dire, sono tanti anni che faccio questo mestiere e non lo cambierei per nessuna ragione al mondo, anche se è il mestiere più bello che esista, ovviamente per me, ma è il più precario, perché mentre una persona fa un concorso ed entra in banca, no? O entra in provincia o entra al comune, fa quel concorso e poi vive. L'attore ogni volta che finisce una tournée è disoccupato e deve ricominciare. Ora questo non lo so a quanti piace, ma non tutti possono fare questo mestiere, perché si ha una condizione sine qua non. Uno, il medico lo può fare, l'avvocato, l'ingegnere studia e lo fa. Non diventerà un grandissimo ingegnere o un grandissimo architetto. L'attore, prima di fare l'accademia, deve avere una cosa, che è il talento. Senza il talento non va da nessuna parte. Questo è. Luciano, una scelta eccezionale quella di fare interpretare il nonno al maestro Lollo Franco. Ma guarda, ne parlavamo poco fa con Lollo, anche in macchina. Io ho avuto due film che mi hanno un po' ispirato nella costruzione di questa storia. Che tra l'altro abbiamo fatto vedere anche a Termini. No, due film che mi hanno ispirato. Ah, scusa, pensavo che erano i lavori che avevi fatto. No. E uno di questi è un film della tradizione, ormai possiamo definirlo così, un film di Roberta Torre. Mi piaceva raccontare proprio questa palermitanità, e per farlo avevo bisogno di un interprete all'altezza. È l'unico ad oggi in grado di poter interpretare. Era Lollo Franco, e quindi per me è stata una scelta tanto felice, perché quando ne ho parlato con Lollo e lui mi ha detto sono pronto a fare il nonno, lui mi ha detto
per me fare il nonno è un sogno, una cosa bellissima, e quindi in quella telefonata non la dimenticherò mai più. E poi la nipote Giulia Fragiglio, che non ci ha potuto raggiungere perché in questo momento è in vacanza, che ho scoperto appunto un casting lunghissimo perché volevo un volto da favola, e Giulia Fragiglio rientra sicuramente in questa categoria. Il palermitano, maestro, è una lingua che dal punto di vista cinematografico funziona? Allora, il palermitano è una lingua complessa e difficile, qua siamo a termini, e per esempio noi a Palermo diciamo tallenaist, voi invece come dite? Talleni. Talleni, vedi? Allora, a Bagheria, quando ho fatto Baria con Tornatore, per la regia di Tornatore, che era un film veramente da Oscar, vi giuro, quanto è vero il Dio, è soltanto che c'è stato un signore che si chiamava Berlusconi e che ha detto all'Academy: abbiamo fatto un film da Oscar. E chi do upo nero? Perché giustamente non puoi dire all'Academy americana che si è preparato un film da Oscar. Quando Tornatore mi ha dato la sceneggiatura, era scritto in bagherese, mi correggo, in bariuato, perché a Tornatore e a Guttuso una volta hanno detto: ma lei, maestro, lei che dipinge, lei che ha iniziato con i carretti, lei che ha fatto, lei, la sua lingua è il bagherese? E io disse: guardi, lei può dire tutto quello che le pare, io le dico va sugno bario a tu. Ed è la verità, ed è la verità. Cioè, la lingua la devi avere dentro. Il palermitano non è un, dice, quando picchierà asciutto, uno dice: come picchierà asciutto? Se, perché se picchierò bagnato può scendere, e voi sapete che chi scivola è un poco, no? E quindi questa metafora della lingua palermitana diventa davvero importante. Vi dico una cosina e basta più. Me uno, me due, mo c'è cancello, fravo, to bello, fricchi e po, conta tele che a 12 so. Se voi li contate, sono 12. Questo era uno scilinguagnolo che mio padre mi faceva fare quando ero piccolino. E allora lo facciamo insieme. Me uno, me due, mo tre, cancello, fravo, to bello, fricchi e po, conta tele che a 12 so. Chi è? Luciano, questo film ha avuto anche un ruolo importante proprio perché hai avuto anche il contributo dei ragazzi del carcere minorile di Palermo. Cosa possiamo dire? Quali sono le emozioni che ti hanno dato? Vedi, Roberto, è stata una continua scoperta. Io è da anni che, come Lollo, lavoro negli istituti penitenziari, lavorando in teatro, facendo anche cinema adesso. Ed è una continua scoperta. Io dico sempre una cosa: se il nostro Stato funzionasse, se ci fosse un welfare serio, il carcere minorile non avrebbe neanche motivo di esistere. Perché non è un caso se il 99,9% dei ragazzi che arrivano lì hanno una provenienza, provengono da contesti sociali, economici difficili. Quindi provare a rieducarli, il nostro è un carcere rieducativo, si può fare un lavoro bellissimo, ma quando poi si esce dal carcere, si ritorna nel contesto di provenienza, tu hai provato ad inculcare dei valori, il concetto del sacrificio, del sudore, ma poi ritorni nel contesto di provenienza e non è facile uscirne. E quindi ti accorgi che questi ragazzi, noi diciamo: qual è il tuo sogno nel cassetto? Questi ragazzi molto spesso non sanno neanche di avere un cassetto, non sanno di avere una chiave per poter aprire questo cassetto e scoprire cosa si nasconde al proprio interno. E noi abbiamo provato con questo progetto a trasmettere dei sogni,
a far vedere loro la possibilità di lavorare nel mondo del cinema, perché non c'è soltanto l'attore, il regista, il direttore della fotografia, ma ci sono anche le maestranze, c'è l'elettricista, c'è il macchinista, l'attrezzista, e l'idea di tornare in IPM dopo i laboratori e dare loro la possibilità di testare sul campo le competenze acquisite, per noi è stato davvero un grande successo. Maestro, anche lei, l'applauso facciamolo perché è meritato, certo. Anche lei è impegnato con gli ultimi e in effetti, nonostante si dice, tra virgolette, sono gli ultimi, in realtà sono in grado di dare tanto. Allora, lo dico perché è una punta di orgoglio. Io sono esattamente ad oggi 19 anni che insegno dentro il carcere e con i detenuti grandi e soprattutto con quelli che loro lo sanno, delinquenti con la D maiuscola, scippacollanine e furtarelli, non ne voglio. Voglio la gente che ha la sofferenza di fare il carcere e lunghissime pene. Io ho avuto un aiuto, che dico nome e cognome perché non c'è più, altrimenti non l'avrei detto, che si chiamava Michele Stagno. Michele Stagno è stato un mio allievo in carcere, ma per dirvi lo spessore, lui veniva preso e interrogato dalla polizia quando c'erano delle rapine che la cifra doveva superare almeno 5 milioni di euro, se no non lo disturbavano. E lui, allora fate conto, Tiffany, Bulgari, queste sono cose nel suo background. Quando l'ho conosciuto gli ho detto: lei cosa faceva prima di essere arrestato? E lui mi disse: il ladro, come lei fa l'attore. Mi ha sconvolto questo fatto, perché il ladro come lei fa l'attore è una professione. Ecco, i miei allievi, però lui ha fatto il procuratore in Ultima Violenza. Ultima Violenza è un lavoro scritto da Giuseppe Fava che noi abbiamo rappresentato in tutta la Sicilia con la compagnia Pagliarelli. Questa è storia, non è teoria. La mia antimafia l'ho fatta con il teatro e con i detenuti, non nei salotti. Con queste parole che fanno riflettere, noi vi vogliamo anche dare il nostro gatto che porta bene. Grazie. Lei l'ho avuto sì. Uno qualche anno precedente. Sì, è vero. Siamo intanto onorati. Anche perché è diverso rispetto a quello che ho io. Ogni anno lo cambiamo. Ah, perché il maestro, bello! E allora, il maestro Giovanni Buscetta che realizza queste opere, guardate, d'arte sono, ve lo dico, sono delle lo cose, sapete, degli lo oggetti sapete, particolari. Lo sapete perché lo metto così e non così? Perché questa è gobba levante ed è luna calante. Così è gobba ponente ed è luna crescente. Come quella là. Ah! Questo è il premio speciale a Luciano Accomando per il suo film Chanel con l'interpretazione magica del maestro Lollo Franco. Grazie a tutti, buon estate. E allora, e adesso vediamo un po' cosa facciamo, nel senso che è arrivato il momento di parlare di cinema. Lo facciamo, l'abbiamo fatto finora ovviamente, ma lo facciamo per chi vuole imparare a fare cinema, e lo facciamo con uno spot della scuola di cinema Piano Focale. Amore, bacio, 1, 2, 3, azione! Stop! Un bacio!
bacio devi dare, uno solo, guarda, sei di legno, ma farmi sentire il desiderio, devo capire, la guardi e poi attacchi così. Buona riserva scarto. Si è sentito il bacio? Come? Le labbra si sono sentite. Come? Il bacio. Buona riserva scarto. Peppe l'ha vista, vero? Non era sfocata, giusto? Buona riserva scarto. Cioè, il ripristino della Cappella Sistina questo, è un affresco. Buona riserva scarto. Buona riserva scarto. Cosa? Che cosa? Buona riserva scarto co? Allora non era buona. Dovete andare tutti a scuola! Tutti a scuola di cinema, tutti! E in quale scuola di cinema dovremmo andare, maestro? Scuola di cinema Piano Focale, Palermo. Piano Focale, scuola di cinema indipendente che io tra l'altro ho partecipato al primo corso in un bunker. Vediamo un po' se il direttore della scuola, Pippo Giglio Rosso, e qui con noi, Pippo. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. Pippo Giglio Rosso, direttore della scuola di cinema indipendente Piano Focale. Salve, salve a tutti. Ciao. Salve. E allora, ma come ti viene in mente, tu che hai lavorato una vita in Rai, a fare una scuola a Palermo di cinema? La scuola nasce perché nasce da un film che abbiamo fatto tanti anni fa, dal titolo Ore 18 in punto. Tra l'altro anche Lollo Franco era tra gli attori, e da questa esperienza una scuola, o meglio, scusate, un film indipendente, nasce questa scuola indipendente di cinema, dove tutti i componenti della troupe ora sono gli insegnanti. Ma tu ti ricordi che Ore 18 in punto l'abbiamo fatto vedere anche a Termini? Sì, anche a Termini, come no? Senti, che corsi ci sono all'interno della scuola? Allora, i corsi sono 5 corsi, sono di regia, direzione della fotografia, montaggio, sceneggiatura e recitazione. Quest'anno anche recitazione cinematografica. Ma io so, tra l'altro, che molti allievi poi alla fine vengono anche inseriti in diverse troupe cinematografiche che girano a Palermo, in Sicilia. Sì, questo per noi è una punta di orgoglio che abbiamo, perché i ragazzi quando escono da questa scuola riescono a lavorare nei vari set che ci sono in Sicilia. Quest'anno sono stati impegnati in due produzioni cinematografiche, una tra l'altro di produzione italo-britannica e tunisina, ecco, dove ha partecipato, l'ha organizzata Marco Lorusso, che è qui con noi, ecco, che adesso chiamiamo proprio sul palco. Allora, Marco, dove sei? Marco, eccolo qua che arriva, anche lui un importante elemento della scuola. Eh sì, lui è l'organizzatore della scuola. Eccolo qua, di corsa sta. È un atleta, Eccolo. Ciao Marco. Eccolo qua, Marco. Io so che tu stai sempre perché ogni gruppo di ragazzi che decidete poi alla fine fanno un corto, e tu sei sempre a seguire loro. Sì. Nell'organizzazione, perché per fare un corto, un film, dietro c'è un lavoro incredibile. È enorme. Io ricordo la prima volta che c'è stata l'idea, sembrava insomma una riunione di pazzi, capeggiata da Pippo Giglio Rosso, Gianni Cannizzo, ma bisogna ricordarlo, grande idea. Fu lui il promotore di realizzare un corto per ogni regista, con ogni allievo regia, e da quel momento insomma abbiamo azionato una macchina che implica il lavoro di tutti i corsi. Quindi arriviamo a, insomma, iniziamo a ottobre con regia, sceneggiatura, direzione fotografia, montaggio quando insomma parte in concomitanza, e anche recitazione. Quest'anno addirittura volevo aggiungere, iniziamo il percorso di sceneggiatura 2,
quindi i corsi saranno 6 e arriva un certo punto dell'anno che questi corsi si incrociano tra di loro, dalla sceneggiatura ovviamente collabora con la regia e poi via via tutti gli altri a seguire, sino ad arrivare ovviamente al momento del set, quindi la fase di produzione. La cosa insomma che secondo me ci contraddistingue in questo momento preciso è la creazione dei gruppi, di gruppi di lavoro, diciamo, un'industria come quella cinematografica che è molto individualista come percorso, paradossalmente nella nostra scuola si crea invece un gruppo di lavoro forte nel collettivo, perché studia assieme sin dall'inizio, effettua diverse ore di pratica nella propria materia e quindi di conseguenza prende dimestichezza il lavoro con il collega l'uno all'altro. Pippo, quindi si può fare cinema in Sicilia? Cinema in Sicilia si può fare, di solito ne facciamo dai 10 ai 15, 19 cortometraggi all'anno, è una pazzia. Si può fare cinema in Sicilia, la macchina cinema è una macchina abbastanza complessa. Bisogna conoscerla, ecco, principalmente, ma è fattibile, si può fare, noi lo facciamo e ci divertiamo. E vi state prendendo anche delle belle soddisfazioni? Sì, ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni, come no? Sì. Con grandi successi anche in festival e quindi di conseguenza sì. Questo vi rende onore per il lavoro e il sacrificio che ogni sì. giorno dedicate. Questo, sì, lo facciamo. Tra l'altro volevo anticipare una piccola notizia, che quest'anno avremo 6 masterclass. Ecco, avremo 6 masterclass, nel senso che i ragazzi che si iscrivono alla nostra scuola faranno queste 6 masterclass con dei registi e attori abbastanza conosciuti e di talento. Avremo appunto Figaro e Picone, Pif, ci sarà Marco Risi, Daniele Cipri, Gaglianone e Vincenzo Marra. Quindi abbiamo inserito questi incontri nel corso dell'anno che arricchiranno tantissimo appunto. Adesso ora avremo anche il maestro Daniele Cipri tra poco qui sul palco. Avete fatto un'esperienza con lui straordinaria? Con lui, lui ormai fa parte della scuola, ecco, perché lo consideriamo come nostro insegnante, ecco. Già da sono 3 anni e ogni anno Daniele produce con noi 3 cortometraggi, un cortometraggio, quindi abbiamo prodotto ben 3 cortometraggi e quest'anno abbiamo prodotto un nuovo lavoro. E ora so che parlerete del corto, ma questo non voglio svelare nulla, ha avuto corto dello scorso anno che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Mi riferivo proprio a questo, che tra l'altro ha avuto un successo a Venezia. Non lo volevo dire. Allora, se siamo d'accordo con la regia, io vedrei un altro spot, un altro video realizzato da voi. Dalla scuola. E sì. Poi, come ormai è da tradizione, vi tocca il nostro gatto Barlaccio. Quindi, bello, bellissimo. Allora, diamo la linea alla regia.
piano focale. Allora Pippo, avvicinatevi, perché come da tradizione è arrivato il momento del vostro gatto 2023 per Pippo. Grazie, Gino Rosso. Grazie. Ecco qua, anche questo per te, per, per il ricordo di queste notti clandestine. Però poi tra un po' vi richiamo. Ci risentiamo, ci vediamo. Grazie a tutti, grazie. E grazie. Allora, adesso è il momento a cui io tengo, proprio perché ho sempre visto i suoi film, le sue produzioni, la sua direzione di fotografia con grande interesse. Stiamo parlando, signore e signori, Daniele Cipri. In my classes while I was scheming for the masses, who do you think you are, dreaming about being a big star? Maestro, intanto grazie per essere qui con noi. Devo dire dinanzi a lei che è veramente straordinario, sia per le cose che ha fatto, sono veramente tantissimo, un elenco, basta guardare su internet ed è un elenco di tante cose, con tanti premi, devo dire una carriera straordinaria, con Davide di Donatello, con premi che veramente sono di primo piano a livello nazionale e internazionale. Come va il cinema italiano in questo momento? Come va? No, nel senso che intanto ringrazio te e voi, io sono qui sempre come ospite, nel senso che vivo ormai a Roma, però quando vengo in Sicilia è un'emozione continua, anche perché sto preparando una cosa proprio in Sicilia. No, e come va? Non sono io a dirlo, nel senso che proprio pochi minuti fa parlavo male delle piattaforme, nel senso che il cinema sta cambiando in male, nel senso che è fatto bene, si vede pure a casa, però sta distruggendo l'immaginario dei giovani. E sono contento perché ultimamente ho fatto un sondaggio, anche perché mi dedico alle scuole, no? Quindi con i ragazzi, con i giovani, Piano Focale per esempio è una di quelle scuole dove cerco di insegnare, cerco di guidare ad avere un immaginario del cinema, che io vengo proprio dal, io non ho mai fatto scuole di cinema, e cerco di far capire che bisogna vedere il vecchio cinema, e ho scoperto che i giovani vedono il cinema restaurato, ed è una cosa bellissima. Ho fatto un sondaggio con le sale cinematografiche, quelli che mancano invece sono i cinquantenni, sessantenni, non vanno più al cinema, è una cosa incredibile. Allora per questo dico, non mi permetto, non sono nessuno per parlare male di qualcosa, però credo che anch'io sono uno spettatore Netflix e quant'altro, però credo che si sia un po' appiattito tutto il cinema, ecco, non c'è più qualcosa che ti sorprende, no? Un attore che dice, ah che bravo, no? Come succedeva negli anni 70, negli anni 80, o anche prima che io non ero nato. E quindi questa cosa mi dispiace e la cerco di portarla ai giovani come esempio, no? Non con arroganza, perché poi ognuno fa le proprie scelte, ma facendogli capire che non si devono far prendere in giro e offendere con questi prodotti che sono tutti uguali. Quindi praticamente le piattaforme, sostanzialmente non ci sarà un futuro, o quantomeno sarà un futuro sempre a sacrificio del cinema, probabilmente. Ma guarda, le piattaforme stanno producendo anche il cinema, nel senso che molti registi, anche i premi Oscar sono... Tutto ciò però, il fascino del cinema, di andare al cinema, staccare il biglietto, guardare, sedersi in poltrona, è cambiato tutto? Quello non dipende da noi. Guarda, quest'anno sono stati prodotti 280 film e le sale stanno chiudendo. Io vorrei capire dove si vedranno questi film. Cioè, è una cosa che secondo me va studiata, va capita, perché c'è un grande afflusso, specialmente dopo il Covid, di film, di produzioni, e fra l'altro io sono uno reduce da tanti film, io non mi sono fermato, a 6 anni che non mi fermo come direttore della fotografia,
sono felice di averli fatti, però poi in un momento della riflessione della mia vita dico, ma si vedranno al cinema, perché lo stesso distributore ha problemi a piazzarli. Ecco, non ho detto che futuro avrà il cinema, però è una considerazione che fa capire qual è lo stato che in questo momento abbiamo, e ci vuole qualcuno che ci aiuti, perché secondo me è un'apocalisse, è un'apocalisse, è bella, nel senso che è bella, è coloratissima, è 8K, quindi penso un po' che apocalisse che abbiamo, è un cinema che non ha più anima, non credo che abbia quella forza. Ecco, io ricordo sempre i vecchi film, ti parlo anche film, non voglio andare al di là del tempo, però anni 80, me li ricordo sempre, spesso. Quelli nuovi li dimentico subito, non riesco ad avere una memoria di qualcosa. Evidente che non lasciano il segno. Non lascia niente, non lasciano il segno completamente. Secondo me qualcosa sta andando alla deriva. È un cinema, ecco, per darci una risposta, ecco, vi do una mia considerazione, è un cinema controllato, è molto controllato, anche se dicono alcuni registi no, ma non è così, perché se io voglio fare Totò che visse le volte non lo potrei fare mai, capito? Cioè un cinema indipendente non esisterà più, ahimè, perché se continuiamo così vinceranno sempre, ecco, è come la borghesia, no? Vinceranno sempre quelli più forti, quelli che hanno il pubblico, che comunque ormai è completamente rincoglionito. Cioè, completamente. Cioè, io l'altra sera, non dico il titolo, ho visto una serie, sinceramente, dopo la prima, la seconda, proprio volevo uccidere tutti, volevo ucciderli. Ecco, prima magari gli stava uno spintone a un televisore, no? Adesso non glielo puoi dare più perché manca, esplode. Cioè, si brucia lo schermo e dici devi andare a comprare un altro. A me avevi la soddisfazione che esplodevano. Lei ha fatto tantissimi film, ma ha fatto numerosissimi film come nella qualità di direttore della fotografia. Cosa consiglia a un giovane, di fare il regista o il direttore della fotografia? Direttore della fotografia è un servitore dell'immaginario del regista, non è altro che un esecutore materiale dell'idea di un artista, e in questo caso diventi uguale, diventi complice, però di fatto quello che valuto nel cinema è sempre il direttore dell'orchestra, che è il regista. Io ho avuto la fortuna di avere questa qualità, perché mi è stata data da un artigianato di famiglia. Io facevo il fotografo dei matrimoni, pensate. Ho fotografato e ho filmato un sacco di coppie che si sono divorziati, ovviamente, però è un passato bellissimo. E poi ho avuto tanti amici, fra cui anche l'ultimo che è stato Maresco, che mi hanno accompagnato a crescere ancora di più, cioè ad avere più conoscenze, più lucidità di come guardare un film. Facevamo le serate, montaggi di film, e quindi questa cosa per me è fondamentale, che continui e che porto anche ai giovani, cioè di essere più lucidi a considerare questa cosa. Il fatto di essere o regista o direttore della fotografia, il direttore della fotografia deve avere anche una manualità, no? Con questi mezzi, la luce. Quella è una cosa che viene dalla vita, dalla natura, dalla luce vera, no? Allora uno se la studia, è una cosa che viene. Il regista invece deve avere un suo mondo, quello è un po' più complicato, ma se c'è la passione tutto si può fare. Poco fa ha citato Franco Maresco, voi con Cinico TV siete stati i maestri del bianco e nero. Il bianco e nero è ancora attuale? Ma il bianco e nero io continuo a farlo, però il bianco e nero non è il cinema, nel senso che è affascinante. Io ricordo sempre le frasi di mia madre. Anche se qualcuno negli ultimi tempi qualche film in bianco e nero l'ha fatto. Eh sì, però quella è una cosa figa. Dice, guardate quanto sono bravo. No,
no, per distinguersi tra i colleghi. Io per esempio la teoria che ho del bianco e nero è quello che facevo con Maresco, di costruire un immaginario, no? Allora il bianco e nero lo faccio anche per altri perché me lo chiedono, però l'immaginario del cinema in bianco e nero deve essere l'immaginario dell'immagine, e allora il costume, il luogo, il bianco e nero ti riscatta perché tu costruisci un mondo, e allora il bianco e nero è surreale. Ma se tu costruisci un film in bianco e nero con i costumi normali, jeans, diventa una cosa, secondo me, brutta. Allora io dico, lo consiglio ai giovani, non fate il film figo, ma fate una cosa che comunque funziona, è funzionale all'idea che avete avuto. Quindi fatela a colori. Qual è il film che vorrebbe fare? Un film impossibile che vorrebbe fare? Un film impossibile? Sono tutti film impossibili, perché tutti i film quando li finisco di girare sono miracoli. Un film che sogna di fare, ecco magari. Che sogno di fare? Il film che devo fare. No, è sempre l'ultimo che faccio. Che è fantastica questa cosa, proprio perché c'è il massimo dell'entusiasmo ogni volta, anche se sono 100, 1000 i film, sì, che si fanno. Senta, noi siamo qui perché adesso proietteremo La Fornace, di cui abbiamo anche il protagonista. Di cui abbiamo il protagonista. Allora facciamo una cosa. Che ormai si è comprato i treni lui. Allora facciamo una cosa. Intanto volevo scambiare una battuta su questo cortometraggio. Sì. Che è, da dove parte l'idea e cosa succede a Venezia anche. No, io dopo, vabbè, sono amico di Giuseppe Giglio Rosso da un sacco di tempo, addirittura mi intervistò, mi riprese per un'intervista di Totò che ho visto delle volte quando lavorava in Rai. Però più che altro con Gianni Cannizzo ho sceneggiato questa storia, perché io venivo e vengo, perché continuo a farlo, da esercitazioni proprio nelle scuole di costruire dei piccoli film sull'immaginario, no? Una follia, sembra una cosa intellettualistica, no? Però l'immaginare qualcosa di contemporaneo in un luogo che non esiste, no? In un non luogo. Allora venivo già da un'esperienza fatta a Bobbio, al Tolentino, in tanti posti d'Italia dove ci sono delle scuole di formazioni, e due di questi li ho girati con piano focale. E il primo che abbiamo girato, guarda un po', era un film sulla morte, era Il Tristo Mietitore, che arrivava a Palermo e non sapeva chi era, arrivava con la falce, e quindi da lì è nata questa grande collaborazione. Il secondo invece è stata una cosa un po' più seria, perché ci siamo chiesti, durante il Covid ci collegavamo con Gianni e con lo scenografo Fabrizio Lupo, che è stato pure co-sceneggiatore, che ha fatto delle scenografie straordinarie. E tra l'altro ha fatto delle cose straordinarie anche per La Santuzza a Palermo. Sì, ma lui ha lavorato con me in Tano da Morire, per Roberta, sì, Torre, aveva fatto un sacco di cose. Però ho sempre detto che lui non è adatto per il cinema, perché ha dei tempi enormi, lunghissimi, e quindi il cinema ha bisogno di rapidità. Però è di una bravura, secondo me, allucinante. Quindi con loro durante il Covid io desideravo raccontare qualcosa che venisse fuori da una riflessione sulla morte umana. Allora la morte umana come la racconti? Fai un fantascienza, fai Don Siegel, L'invasione degli ultracorpi. Allora partiamo sempre con questi film a evocare cose varie. Allora ho scelto i pupi siciliani perché l'anima, perché lavorando con Mimmo Cuticchio, che poi siamo molto amici, il maestro Cuticchio, l'anima, avevo finito proprio Inferno con lui, perché abbiamo fatto un'opera teatrale con le immagini, l'orchestra e i pupi siciliani con Dante l'Inferno, e gli dicevo a Mimmo che questa cosa era l'anima, no? Il manico. Allora con Cannizzo gli dicevamo facciamoli, bruciamoli, uccidiamoli, distruggiamoli, che è una cosa di un'offesa per i pupari incredibile, tant'è vero che nessuno mi voleva dare i pupi. Certo. Però poi alla fine è una storia quasi d'amore, perché poi sai, le cose partono da un'idea, da una scheggia visiva, uno vede un'immagine, vede un film, un vecchio film, per carità, quelli nuovi non se ne parla, vede un film e ti viene un'idea. Allora loro impazzivano perché dovevano mettermi in ordine sceneggiandolo,
però sicuramente il lavoro è stato concepito con tutti i ragazzi, quindi tutti i ragazzi hanno fatto la fotografia, le riprese, quindi, i fuochi. Un'opera collegiale, però. Sì, senza sì, ma infatti questa è la cosa, l'operazione finale è proprio quello di realizzare un film collettivo. Bello. Poco fa ha citato Gianni Cannizzo e quindi che tra l'altro ha aiutato a scrivere, è stato anche aiuto regista, sì. Quindi Gianni Cannizzo, dove Gianni sei? Gianni Cannizzo, mi stava portando la borsa. Eccolo qua Gianni. Gianni, ma poi anche... Sì, adesso... Giorgio. Facciamo entrare Gianni, ciao Gianni. Buonasera, buonasera a tutti. Non ci siamo ancora salutati. Eh? Ciao Roberto. Com'è lavorare con Daniele Cipri? Ma intanto è una grande fortuna per me. Io ho avuto un percorso a Palermo in cui avevo difficoltà a trovare punti di riferimento, devo dire la verità, e non è stato facile, cioè all'inizio mi sentivo un pochettino anche da solo, comunque andavo avanti con ragazzi della mia età, però mancava quello che solitamente si chiama maestro. Poi la cosa bella è che ho incontrato Daniele, che è la classica persona che se tu lo chiami maestro, lui ti risponde male, non vi dico come, ma vi risponde male. Ed è la cosa più bella, perché è un maestro che non vuole essere chiamato maestro. Però in realtà ho imparato tantissimo da lui. E poi, nonostante, come dire, il suo mondo cinematografico non sia esattamente uguale al mio, però ci sono tanti punti in comune, tante cose che ci hanno unito e soprattutto questa voglia di andare oltre il racconto del reale, ma di lavorare sull'immaginario, di lavorare su qualcosa che possa, come dire, anche un po' riscattarci rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Forse il neorealismo ha lasciato degli strascichi che un po' si sono confusi, cioè il neorealismo è stato un momento storico straordinario per il cinema, però poi ci siamo troppo ancorati al racconto della realtà, dei fatti, impoverendo un po' il nostro cinema, che era fatto invece di grandi fantasisti, lasciatemi passare questo termine. E quindi per me è stata una fortuna enorme, ringrazio Piano Focale che è stata insomma una scuola, è la prima volta in cui parlo pubblicamente senza essere più il vice direttore della scuola, perché ho lasciato, diciamo, questo ruolo, ma è stato fondamentale per me per incontrare persone come Daniele, come anche Aurelio Grimaldi, che so che pure è qui in sala, che è stato un altro passaggio importante per noi. Quindi sono molto contento perché la scuola comunque è un polo, è un centro in cui arrivano molte persone, e per me l'incontro con Daniele è stata una vera e propria fortuna. Quest'anno che non ho lavorato insieme con Daniele mi è mancato tanto, infatti ogni tanto lo chiamo per... Allora, tra i protagonisti di questo straordinario cortometraggio abbiamo Giorgio Portannese. Giorgio, dove sei Giorgio? Arriva, eccolo qua. Signori e signore, Giorgio Portannese, eccolo qua, ciao. Buonasera a tutti. Come va Giorgio? Tutto bene. Senti, un po' emozionato. Senti, stessa domanda, perché insomma non capita tutti i giorni lavorare con Daniele Cipri. Stavo dicendo esatto. Maestro, devo rispondere? No. Ci vogliono dei tipi. Com'è stato lavorare con Daniele Cipri? È stata un'esperienza bellissima. Io diciamo provenivo da un ambiente completamente differente. Sono stato contattato, ho ricevuto questa opportunità. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato del progetto. Inizialmente un po', diciamo, ci ho pensato su, titubante, però poi mi sono lasciato travolgere, ecco. È stato bellissimo. Ti emozionò quando gli parlavo del progetto, perché non era previsto lui. Però arrivato a un certo punto, racconto una verità, eravamo in un bar insieme a Gianni, mentre gli raccontavo la storia, lui si emozionò, lo guardai negli occhi, ho detto tu fai il film. È andata così. Se ne è stato scelto, sì. Allora, è un privilegio chiaramente. Quindi questa è la prima, ma sicuramente è un mondo che affascina e che attira cattura. Sicuramente sì, ci saranno altre esperienze per te, sono veramente... felice di tutto
di tutto ciò. Allora, ovviamente la Fornace per me, per la scuola stessa, un riconoscimento di andare in alle giornate degli autori, che fra l'altro è un posto molto importante, con lui che è venuto emozionato da questa, per un piccolo film, perché poi noi entravamo, cioè, il film finiva subito, ce ne andavamo. Dura 20 minuti se non dura 20 minuti, però sono 20 minuti, credo chi rimarrà a vederlo, se lo prestate? Certo, sì. Ah, lo prestano. Non lo dobbiamo proiettare? No, proiettiamolo, no, nel senso che è una grande emozione, ma da tutti i punti di vista, perché vedere un film, Giornata degli autori, con un film collettivo, con delle musiche fatte da un musicista del Conservatorio di Palermo, cioè, per me è stata il massimo del riconoscimento, capito? Cioè, allora, siccome la scuola ha avuto anche un ruolo, chiamiamo anche Pippo Giglio Rosso sul palco per una foto finale. Il grande Pippo. Eccolo qua, la scuola ha dato un contributo importante, ma c'era anche Daniele Occhipinti, se non sbaglio. Sì, la scuola è la società di produzione principale, e poi dobbiamo ricordare Slinkset, che è una società che ha fatto la produzione associata, e Rodeo Drive, altra società che associata a noi ha fatto questo progetto, più le collaborazioni con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Palermo e l'Euroform. Allora, noi è usanza dare i nostri gatti, volutamente sono neri, lo facciamo di proposito, quindi tu ne hai avuto qualcuno in precedenza, voi due no, quindi siccome porta bene, avete visto il video di apertura con la nostra Fabiana, che l'anno scorso gli abbiamo dato il gatto e quest'anno è campione europea di lotta under 17, quindi guardate che è una cosa importante. Allora, questo lo diamo al maestro Cipri. Maestro, hai detto maestro? Mettiamoci per la foto di rito, avviciniamoci in linea. Allora, premio speciale a Daniele Cipri per quanto riguarda appunto la Fornace. Il nostro fotografo mi dà l'ok, un attimo che ce ne sono altri due per voi. Ecco qua, Giorgio, grazie anche a te. Grazie, e allora che dire, se siamo d'accordo, Pippo, vediamo il film, no? È arrivato il momento di vedere il film, e quindi ringraziamo anche il maestro Aurelio Grimaldi che ci è venuto Aurelio, No, Aurelio che ho saputo che è docente, ma non ci siamo mai più visti. No, guarda, facciamo una cosa, chiamiamolo per una foto finale. Aurelio Grimaldi, che ahimè non ci vediamo da anni, dovevo collaborare in un suo film, mi sarebbe piaciuto molto, soltanto che stavo facendo uno spettacolo e lui mi ha rimproverato. Ciao Aurelio. Grande Aurelio. Com'è come direttore della fotografia? Pessimo, uno dei peggiori. Sai, quando lui mi chiama maestro, io non lo so cosa gli rispondi tu, ma io gli rispondo: maestro, ci va di dato suolo, no mia. Un momento, prima stavi dicendo una cosa che io attendevo con ansia, stavi dicendo sul bianco e nero, mia madre dice, lui ti ha interrotto e non hai detto, cosa dice tua madre? Che i film più belli erano quelli in bianco e nero, ed era una cosa, un cliché, no? Allora, signore e signori, grazie e buona visione con la Fornace. Buona visione.